Ora ci spiega come si riconosce un anziano. Sono molti i modi con cui una persona viene riconosciuta come anziano. La pratica più comune è il riconoscimento da parte della sua stessa gente. Ci sono altri modi di legittimazione, come la nomina da parte di altri anziani, una crescita in tale posizione è il diritto di nascita. È uno status che ci si guadagna, non è per elezione, bisogna andare cauti con un anziano che si è autoeletto per un senso di ego. La maggior parte degli anziani ritiene che il riconoscimento ottenuto dalla propria gente sia molto importante. La gente pensa che l'anziano scelto deve essere correttamente preparato al compito, degno di rispetto e deve seguire il giusto sentiero. Non tutti gli anziani devono seguire un cammino spirituale per diventare un anziano. Il loro lavoro abbraccia molti settori. C'è chi guarisce, chi prega, chi ricompone controversie, chi regola, commercia, coltiva, insegna e così via. Comunque, le persone per il Consiglio Mondiale di Anziani sono gli anziani spirituali. Un anziano non cerca rispetto, lo riceve tacitamente. Un anziano si può percepire. I bambini gli sono sempre intorno perché istintivamente riconoscono la saggezza che egli emana. L'anziano riconosce l'importanza dei bambini perché questi porteranno avanti gli insegnamenti, le tradizioni, la cultura, la lingua, la storia e la saggezza senza tempo della loro gente. Ora ci parla degli incontri con gli anziani. Non appena espressa l'intenzione di coordinare un consiglio mondiale di anziani, la sincronicità incominciò a intervenire in ogni modo possibile e continua tuttora. Nel luglio 1999, durante la Midsummer Conference di Crayon a Santa Fe, nel New Messico, presentammo formalmente la cosa. La risposta fu molto emozionale, con nostra grande sorpresa. Molte delle genti indigene presenti si sentirono in risonanza con quanto presentato. Quel giorno molti piansero di commozione e tutti sentirono che questo lavoro veniva dal cuore. Subito dopo la conferenza, Kathy e io partimmo per le Hawaii per partecipare alla Conferenza Mondiale dei Popoli Indigeni per l'Educazione a Hilo. Incontrammo anziani di varie provenienze nella cerchia dell'Oceano Pacifico. Di nuovo tutti riconobbero come fosse ora di dare avvio a questo lavoro. In diverse occasioni, parlando con gli anziani, questi già sapevano di cosa si trattava. Ci si parlava da cuore a cuore ancora prima di incontrarci e quando infine aprivo bocca per parlare, loro mi fermavano dicendo: "Già sappiamo che è giunto il momento per un consiglio planetario di anziani." Il viaggio alle Hawaii ha dimostrato che eravamo sulla strada giusta. Dopo le Hawaii visitammo gli Hopi, come raccontato all'inizio di questo capitolo. A metà del settembre 1999, l'incontro successivo avvenne proprio a Boulder, nel Colorado, dove Kathy e io vivevamo ai tempi. E di nuovo, grazie alla sincronicità, venimmo a sapere che uno sciamano proveniente dalle Ande dell'Ecuador stava raggiungendo l'università locale per comunicare una profezia che la sua gente conosceva da migliaia di anni. Kathy e io venimmo a sapere che la profezia che lo sciamano stava rivelando era simile a quella degli Hopi. Quelli che vengono dal centro si unirono con l'aquila del nord e con il condor del sud. Ci incontreremo con i nostri parenti perché siamo tutti uno. Eravamo in contatto con questo sciamano andino e gli spiegammo l'opera del World Council of Elders.
comprese immediatamente cosa stava succedendo e ci invitò a fare visita sia a lui che agli altri anziani della sua zona. Comunque, con un nostro grande stupore, il compimento della profezia doveva avvenire in pochi mesi. Questo è un altro esempio importante della sincronicità e della maturità e accelerazione del tempo attuale. Poche settimane dopo, Cathy e io volavamo a Washington DC per partecipare alla veglia di preghiera per la terra nella zona pedonale vicino al monumento a Washington. Qui incontrammo nuovamente gli anziani degli Stati Uniti e del Canada. C'erano i rappresentanti delle tribù degli Algonchini, dei Choctaw, Cherokee, Delaware, Lakota, Mohawk, Ojibwe, Oneida e degli Shawnee e molti altri provenienti da ogni parte del mondo. Ricevemmo ancora la stessa tranquilla risposta che conosceva come quel tempo fosse arrivato. Da queste presentazioni e discussioni tutti noi sapevamo come quello fosse solo l'inizio e che avremmo dovuto incontrarci ancora molte volte. Alcune settimane dopo questo incontro andai nel Massachusetts per incontrare gli anziani Maya del Guatemala. Due persone di diversa origine contattarono me e Cathy per dirci che avremmo dovuto cercare di incontrare quelle persone. Fu un incontro che diede un grande impulso e sostegno al lavoro per il VCOI. Il mattino, per la prima volta, assistetti a una cerimonia del fuoco. L'energia emessa dalle fiamme superava ogni mia altra precedente esperienza. Potevo sentire l'elevazione spirituale che era in atto e fu proprio durante questa cerimonia che sentii una profonda connessione con gli anziani Maya. Dopo la cerimonia del fuoco feci loro visita e spiegai il perché della mia presenza. In quel momento speciale seppi di aver incontrato un fratello e una sorella. Dopo l'incontro pomeridiano mi trovai di nuovo con i Maya per discutere di lavoro. Entrambi conoscevano il significato di ciò che stava accadendo e suggerirono che io e Cathy assistessimo a una riunione particolare in Guatemala nel febbraio 2000. Quella riunione avrebbe cambiato la vita a tutti i partecipanti. Nel novembre 1999, Cathy e io facemmo un viaggio di 5 giorni negli Stati Uniti settentrionali per visitare gli anziani di diverse nazioni native americane. La maggior parte degli anziani era piuttosto giovane e ognuno di loro si riferiva a se stessi come ponte. Un paio di questi anziani avevano scritto dei libri per presentare la spiritualità dei nativi. Erano stati consigliati da anziani spirituali riconosciuti e si erano assunti la responsabilità di scrivere quelle opere. Alcuni di questi anziani stavano ora lavorando con noi per promuovere il World Council of Elders in tutti gli Stati Uniti. Provengono dalle nazioni del Hunkpapa, Oglala, Teton, Mi'kmaq, Abenaki, Cherokee e Ojibwe. Un paio di settimane dopo Natale ci recammo a Quebec City, in Canada. Fu là che incontrammo un anziano spirituale, Urone, che stava lavorando a un consiglio della sua gente per governarsi secondo le loro tradizioni. Il governo canadese lavorava con loro in modo che potessero diventare autonomi. Fu una buona occasione per riprendere in considerazione
modalità di autogoverno consolidate dal tempo. Stavo creando dei consigli con la gente comune del villaggio. Questi consigli erano costituiti da anziani spirituali che avrebbero sovrinteso un altro anziano, il quale a sua volta avrebbe agito da legame politico con il governo canadese. Questo era il modo per tenere la politica il più possibile fuori dal contesto. Lo scopo di questi consigli è di preservare la cultura, l'eredità, la storia e la lingua. L'obiettivo principale era di passare questa conoscenza ai figli ed era un cambiamento importante in Canada, in particolare per gli Huroni. Quello era l'ultimo loro villaggio in vita e la loro ultima occasione di salvare la propria identità come First Nation. A partire da quel primo incontro si sviluppò una lunga e duratura relazione. Nel febbraio del 2000 un importante raduno di anziani provenienti dall'America del Nord, del Centro e del Sud ebbe luogo in diverse località sacre del Maya, ospitati da Gerardo Carlos e Mercedes Barrios e Mariano. Queste persone sono originarie della tribù Man, i custodi della conoscenza. Gli anziani si erano uniti per celebrare il nuovo anno Maya, celebrare l'ultima fase del calendario sacro Maya che si conclude con il 2012. E dirigere delle cerimonie per far volare il condor con l'aquila. Il nuovo anno Maya era la prima di due celebrazioni per il nuovo anno che ci sarebbero state in quell'anno. Questo succede perché il calendario sacro Maya è di 260 giorni e può quindi succedere che vi siano due capodanni Maya in un anno del calendario gregoriano. Veniamo a sapere che secondo il calendario sacro Maya, il 21 dicembre 2012 segna il punto di svolta di tre calendari Maya, quello del ciclo di 3600 anni, quello del ciclo di 5200 anni e quello del ciclo di 67600 anni. Con il termine del calendario sacro Maya nel 2012, il popolo Maya non intendeva che ci fosse necessariamente uno scenario di morte e distruzione. Consideravano la fine di questi cicli come la partenza di un nuovo inizio, dando quindi alla razza umana maggiore opportunità di azione su questo pianeta. Oltre alle celebrazioni, gli anziani delle Americhe eseguirono delle cerimonie per favorire il realizzarsi delle profezie sia nordamericana che sudamericana del condor unito con l'aquila. Secondo la profezia Maya, ci devono esserci dei promotori affinché i sudamericani incontrino i nordamericani. I due uccelli citati nella profezia hanno caratteristiche diverse. L'aquila è aggressiva e si scaglia sulla preda. Essa rappresenta l'energia del nord che tende a una natura più mentale. Il condor, invece, è paziente e attende il completamento del ciclo vitale della preda. Il condor rappresenta l'energia del sud che tende a essere più orientata sul cuore. Quando questi due uccelli si incontreranno e voleranno insieme in armonia, creeranno l'equilibrio delle due energie. È necessaria per creare l'equilibrio sulla madre terra e nel suo popolo. Anche altri gruppi di anziani si incontrano per aiutare il compimento di questa profezia. Si sente la profonda necessità di completare questa opera. Gli incontri degli anziani si tenevano contemporaneamente alle cerimonie. Questi incontri hanno prodotto un breve elenco di priorità. Primo,
Gli anziani hanno sentito che la guarigione della madre terra era una priorità assoluta. Ella soffre e lo riflette in molte parti del mondo. Ciò si osserva nei cambiamenti climatici che intervengono su tutta la superficie del pianeta, provocando siccità in aree fertili e temperature ben oltre la norma in molte altre parti. Il mondo occidentale lo ha chiamato riscaldamento globale, causato sia dall'intervento umano che dai cicli naturali terrestri. L'intervento umano può accelerare queste modificazioni. Questo è il motivo per cui gli anziani sentono che la guarigione della madre terra sia la cosa più importante. 2. Un'alta priorità espressa dagli anziani è la conservazione dei territori sacri. Molte di queste terre sono sacre perché mantengono le energie della madre terra. Se non ci si prende appropriatamente cura di questi territori e si depauperano delle loro risorse naturali, i cambiamenti che avvengono nell'energia di quella zona creano squilibrio, cosa che alla fine influenzerà l'intero pianeta. Queste aree devono essere protette e rispettate. Gli anziani che sono connessi con questi territori sanno come guarirli e possono insegnarci come vivere in armonia con la nostra madre terra, se siamo disposti ad ascoltarli. Terzo, la terza priorità è la guarigione dei punti d'accesso attraverso i quali le società dominanti sono entrate nei continenti dell'emisfero occidentale. Gli anziani sentono che noi tutti dobbiamo guarire e perdonare. È tempo che tutti i popoli si riuniscano e ricompongano le loro differenze. Dobbiamo mettere un punto a guerre e sfruttamento. I genocidi devono immediatamente cessare. Questo è il tempo della riunificazione della pace. Tutti noi dobbiamo lavorare insieme per guarire la madre terra e prepararci per il periodo spirituale che è stato predetto da molti su tutto il pianeta. Gli anziani sentono moltissimo queste priorità. È in atto una sempre maggiore unificazione, ma queste tre priorità sono attualmente le più importanti per la sopravvivenza del pianeta e dei suoi abitanti. Gli anziani spirituali credono che sia fondamentale guarire le ferite della madre terra e innanzitutto riequilibrare le energie in preparazione del nuovo tempo che sta velocemente avvicinandosi. Gli anziani sanno che una volta che l'operazione di questa guarigione è stata avviata in modo adeguato, le energie prenderanno il loro posto e le sincronicità potranno entrare a sostenere il lavoro che risulterà svilupparsi in modo naturale. Il WCOE, World Council of Elders, può diventare un corpo di consultazione per le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali. Comunque, ciò potrà accadere solo dopo un periodo di cambiamento del modo di pensare di chi opera in queste istituzioni della cultura moderna. Il lavoro conseguente coinvolgerà anche l'insegnamento e i programmi sperimentali guidati dagli anziani. Gli anziani sono particolarmente interessati all'educazione dei bambini, in particolare di quei bambini speciali ora in arrivo e che hanno capacità creative, sensibilità particolarmente sviluppate e altre doti in grado di integrare la saggezza degli anziani con le moderne tecnologie. Con la saggezza degli anziani, questi bambini saranno pronti a manifestare il vero potenziale dell'umanità nella New Age.